Silve, a trovare sono vite importunate. Ma un aggiunto dei clè e un aggiunto anche la clè della gorge, già voluto arrivare a giocare le sonorità importunate. E au final, c'était aussi difficile de trouver une interprétation des morceaux parce que c'est pour entendre les morceaux, je sais que c'est parfois c'est difficile, mais à la fin, je suis arrivé à me faire plaisir l'exécution, l'interprétation. Et je vais vous montrer quelques petits passages des morceaux. Comme ça, vous pouvez. Allora vi invito domani, così vedrete con 5 suoni di cotonale in più che cosa poi il performer, ovviamente io cosa ho scritto, ma il performer soprattutto poi è riuscito a ottenere, perché sennò senza di lui non ha senso. Cosa si potrebbe ottenere con qualche suono in più, cosa si potrebbe ottenere con un ensemble, anche con un duo di fagotto. So, professore, eccetera, no? Cosa può venire fuori, no? Con un'orchestra, cosa può venire fuori, ognuno con le sue caratteristiche. Ognuno con alcuni suoni, magari altri, cioè, cosa può venire fuori? Dunque, vi invito a venire domani per guardare già con 5 differenti che ça peut donner e on peut envisager de façon un ensemble ou différents instruments pour voir les possibilités qui s'ouvrent à nous.
Se volete su YouTube mi troverete, ma comunque con Pseudo Micasonale ce ne sono tanti. Il mio canale, scrivete Nicola Visalì alla francese, su YouTube che vi chiamano così, a mio nome d'arte, e quindi troverete, ma compose, Nicotoma compose, ne trovate anche meglio di me, ce ne sono ovviamente tanti, soprattutto delle epoche passate. Non siamo ancora in tanti, in Italia probabilmente se siamo in due siamo in tanti, soprattutto nel nord Europa ce ne sono diversi, però effettivamente è un... Secondo me è qualcosa da valutare, perché poi si può pensare anche a unire gli strumenti del Middle East, del Far East, e questo è ancora più interessante. Io ho scritto anche per Guzheng, che è cinese, Ertu, che è un violino in particolare, no? Chiamiamolo arco cinese, Oud, che è il liuto, arco, eccetera, che suonano microtonale. Fare questi mix è anche interessante. Donc, vous invitez à aller sur YouTube pour voir, on peut trouver ses compositions à lui et d'autres. Et on peut imaginer aussi le mélange d'instruments traditionnels chinois et arabes avec des instruments classiques. Se avete delle domande, intanto vi ringrazio, comunque è tantissimo. E grazie al professore e alla scuola che mi ha dato questa possibilità, ovviamente grazie a Edoardo, che grazie a questo aggancio sono riuscito a entrare, perché io avevo già provato a venire a lei, ma non ci sono riuscito. Con questo sistema sono riuscito ad arrivare. Quelle strade sono sempre le più strane, la vita è così, non sai mai come va a finire. Se avete delle domande, se no vi aspetto domani, che è interessante ascoltare questo. Donc, si vous avez des questions, moi je peux peut-être répéter la question que j'avais posée tout à l'heure. Io posso forse ripetere la domanda che mi ha fatto lei, Sì. ci può interessare a noi dal punto di vista tecnico, appunto, come quando abbiamo uno di questi suoni che cambia troppo di timbro, è una cosa che lei come compositore vuole sfruttare o preferisce che lei in piano? Allora, il compositore non butta mai niente, il bravo compositore, no? Come mai, non butta mai niente, non si butta mai niente. Uno deve sapere però, ecco perché il lavoro preparatorio. Ogni strumentista, la combinazione è diversa. Io suono il clarinetto diverso da un altro, i miei suoni sono diversi. Ma io come compositore devo solo saperlo. Scegli i tuoi suoni, dimmi le caratteristiche, eccetera, io in base a quello scrivo. Donc, ma la question était, nous, si on utilise le temps daté, le temps change énormément. Est-ce que c'est quelque chose qui veut éviter ou qui l'intéresse? Alors, on dit un bon compositeur, un compositeur. Doit être capable de tout utiliser. C'est là où le dialogue avec l'interprète est intéressant parce que justement, si je peux comprendre, c'est Eduardo qui a choisi les sons qui lui convenaient le mieux et c'est le maestro qui a écrit autour de ça. Non, è stato così, lei, Eduardo ha scelto. Sì, insieme abbiamo scelto, abbiamo Lei ha scritto, verificato le caratteristiche, cioè come questo suono si muoveva, se riusciva a fare certi passaggi oppure no, e in base a queste indicazioni io ho scritto. Esatto, donc voilà, c'était un dialogue entre questo qua. Quindi grazie, ci vediamo grazie. domani.